Ida Platano e Riccardo Guarnieri, ancora loro. Non si parlava della coppia nata al trono over di Uomini e Donne da un po'. Da quando, dopo infiniti alti e bassi e l'ultima, pesantissima, litigata, la ex dama e l'ex cavaliere avevano fatto pace e deciso di rifiutare l'offerta di Maria De Filippi di restare nel programma. Avevano deciso di riprovarci e sembravano entrambi convintissimi. Dopo l'ennesima tempesta, l'ultima intervista rilasciata da Riccardo e da Uomini e Donne Magazine era piena di buoni propositi. Ci siamo seduti con uno stato d'animo più positivo, assicuravano alla rivista, volevamo mettere da parte le incomprensioni e darci un'altra possibilità, stiamo provando a ripartire da zero. Negli ultimi 10 mesi c'è sempre stato qualcosa che ci ha portato a discutere e poi a fare pace. Alla lunga questo ha rischiato di rovinare la nostra storia. Non mi sono mai sentita single. Non sarei stata disposta e disponibile a trovare un nuovo amore. L'ho fatto solo per smuovere la coscienza di Riccardo. Ho avuto paura di perderlo, ma è una sorta di scossa di cui lui aveva bisogno. Sicuramente la loro storia d'amore è stata messa a dura prova nel corso di questi ultimi 10 mesi, così come la gelosia di lei. La partecipazione a Temptation Island VIP, poi, alla fine si era conclusa bene, ma non senza problemi. Al villaggio dei fidanzati lui era particolarmente vicino a una delle tentatrici, Stefani Nobile, e Ida già dai primi giorni sembrava disperata. Poi, in virtù del forte sentimento che li legava, si sono riappacificati al falò di confronto finale. Ma la pace è durata poco. Finito il docu-reality di Filippo Bisciglia, i due sono tornati nello studio di Uomini e Donne e lì è riscoppiata la bufera. Alla distanza, lei vive a Brescia, lui a Taranto, e alle indecisioni di Riccardo, che frenava il suo trasferimento, si è poi aggiunto uno scambio di messaggi tra Guarnieri e la single conosciuta Temptation che ha mandato in forte crisi Ida. Lacrime e discussioni a non finire, poi la decisione di rimettere insieme i pezzi della loro storia. Punto. Li avevamo lasciati così, decisi a darsi un'altra possibilità. Che è successo adesso? Non c'è ancora alcuna conferma, ma le ultime Instagram stories della Platano, riportate dal blog Isa e Kia, hanno iniziato a far mormorare i fan su una loro crisi. Rottura, forse? La ex dama del trono over ha infatti condiviso coi follower due immagini molto malinconiche. La prima è una foto di un cielo nero accompagnata da una canzone molto famosa di Massimo Ranieri, Perdere l'amore, che Ida commenta con un emoticon triste. La seconda è quella di un mare in tempesta con questa scritta, Mio figlio, la mia unica forza. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.